Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo nuovamente in compagnia di Antonio Saffioti e ovviamente, come dicevamo, Riccardo Cristiano per questa nuova puntata di Chi ci capisce a noi due è bravo. Un saluto ai nostri amici web ascoltatori e ovviamente a Antonio Saffioti. Buonasera a tutti. Bene, ciao. Questa sera, Antonio, di cosa vogliamo parlare? Diccelo tu, ma io già lo so, è un evento, cioè dopo Sanremo qual è l'altro, diciamo, evento importante che ti terrà incollati i nostri amici? È mondiale. La notte degli Oscar, quindi si parlerà degli Oscar 2019, della 91esima edizione della cerimonia, insomma, di premiazione degli Oscar, che appassiona davvero tantissimo, non solo in Italia, ma anche all'estero. Dai, iniziamo con questa puntata, parliamo di questi Oscar, tu cosa ci vuoi raccontare? Allora, io quest'anno ho avuto modo di vedere la maggior parte dei film, non che faccia parte dell'Academy, ma perché piace molto andare al cinema, quindi quest'anno ho fatto l'abbonamento. Quindi ho visto tutti i film di cui si discuterà e che verranno premiati, che ai più sono dei film non tanto conosciuti, perché sono usciti in più da poco. L'ultimo l'ho visto questa settimana, quindi capite bene che non tutti hanno avuto modo di vedere già questi film. Però diamo un'anteprima, cioè possiamo consigliare anche ai nostri amici qualcosa da vedere prima, insomma, di questi Oscar. Certamente abbiamo l'opportunità di dargli dei consigli, perché il livello dei film quest'anno è molto alto, a mio avviso. Poi ci sono molti film musicali che meritano, e poi pure i cartoni animati. I film di animazione, io ne ho visto uno dei cinque candidati, e devo dire che sembrava tutto, cioè che è un cartone animato, perché era meglio di un film. Beh, ormai. Durante i film, questo era L'isola dei cani. Questo film è molto significativo, parla di cani, ma in realtà parla di noi esseri umani, delle dittature che ci sono in molti paesi, come per esempio il Venezuela. Lì sembra l'isola dei cani, sembra proprio il Venezuela, però invece purtroppo in Venezuela ci sono sia i cani che soffrono che la persona. Comunque, diciamo che si terranno sempre a Los Angeles, nel solito teatro, il Dolby Theater di Los Angeles, e saranno la notte tra domenica e lunedì. All'incirca le premiazioni inizieranno verso le 2 di notte in Italia, saranno trasmessi da TV8, quindi canale 8, perché quello è un canale di Sky, e in più chi ha l'abbonamento a Sky potrà seguirlo già 4 ore prima, quindi vedere tutti i red carpet, che poi nasce il gusto vedere le star quando arrivano. Allora, adesso partiamo dalle varie nomination, Vai. partiamo dal miglior film.
Allora, il primo della lista è A Star Is Born, che è il film di con Bradley Cooper e la mitica Lady Gaga. In pratica questo film è l'ennesima riedizione di un film che si intitola Diventeranno famosi, che è stato fatto già, è stato rifatto per la terza volta. Il primo risale agli anni 20, il secondo negli anni 60, adesso Bradley Cooper, che è anche produttore, ha deciso di fare questo film che ripercorre in pratica quasi la vita di Lady Gaga, che come tutti sappiamo ha cominciato come cameriera e poi dopo che è finita di fare la cameriera lavorava in un locale notturno dove ogni tanto cantava. Allora, la cosa bella di questo film che è uscito a novembre, io lo sono andato subito a vedere perché Lady Gaga è una donna che piace molto, perché non è bellissima, ma a me piace. Vabbè. È un tipino, non indifferente, comunque non è che è brutta, anzi ha un bel fisico. Nel video del Born This Way ha un bel fisico, insomma, pure bello tonico, direi, o no? Sì, no, ma ha un bel fisico. A me piace particolarmente il naso. Il naso, cioè, sì. Cioè tu di tutto il fisico di Lady Gaga mi guardi il naso. Cioè... Tutti gli criticano il naso. Vabbè. A me invece li provo. Tu invece li guardi là. Sì, comunque poi a Lady Gaga sono legato perché anche lei ha una malattia molto fastidiosa, ha la fibromialgia, e quindi è costretta di molti antidolorifici. Quindi io mi sento molto vicino pure a questo aspetto della sua vita, oltre alla musica e alla voce che è eccezionale. Comunque di questo film, quello che vi consiglio di andare a vedere, perché le due canzoni principali del film sono molto belle. Ce n'è una in cui cantano insieme a Lady Gaga e Bradley Cooper, e un'altra finale in cui canta solo Lady Gaga, a mio avviso è una canzone eccezionale. Non posso dirvi di che parla, perché se no vi rimarrerei il finale del film. Va bene. Allora, poi l'altro film che ho visto la scorsa settimana è Black Panther. Black Panther è il primo film della Marvel in cui c'è un eroe, un supereroe di colore, sì, africano. Quindi a me mi ha attirato questo film proprio per questo, perché ero molto curioso di vedere. Poi c'è da dire che è il penultimo film in cui compare Stan Lee, che è il disegnatore di tutti questi supereroi, che è morto da poco. Poi questo film, a mio avviso, è uno dei migliori come effetti speciali, però mi sono sorpreso da vedere che non è stato nominato tra gli effetti speciali. Mi sono molto, è molto strano, perché è molto eccezionale. Vabbè che adesso gli effetti speciali sono ad un livello molto elevato, quindi non c'è da meravigliarsi. Di questo film ha vinto
il Grammy una di la colonna sonora di questo film, quindi penso che si ripeterà già la colonna sonora. Vabbè, che quest'anno in fatto di musica il livello è molto alto. Sarà difficile, poi diciamo perché dopo, perché ci sarà, c'è un altro, diciamo, filmetto, per modo di dire, filmetto che ha una colonna sonora portentosa. Sì, però abbiamo detto, ho parlato della mia, della cantante che mi piace di più, poi parliamo del cantante di cui sono segretamente innamorato. Mettiti in fila! Mettiti in fila, comunque, vai avanti, vai avanti. Allora, altro film che mi ha visto. Che stai facendo? Che succede? Che faccio? Allora. Aspetta che si sente bassissimo, Antonio. Ti si sente molto basso. Adesso non so se è una questione mia. Riprova a parlare. No, è il telefono che squilla. Ah, vabbè, sei ricercato, lo sappiamo. Sei sempre ricercato. Vabbè, poi dai. Sì, non ti preoccupare. Tanto i nostri ascoltatori sanno. Vai. Altro film che a mio avviso merita e che tratta sempre gli stessi temi di Black e Panther, quindi di afroamericani, è il film Black Klansman, del grande Spike Lee, il regista. Questo film in pratica è del primo agente di polizia afroamericana che iniziò a lavorare da poliziotto in America, ed è stato, si verificò alla fine degli anni 60. E quindi parla di, già all'inizio è bello, bene questo poliziotto che deve superare problemi di razzismo in un primo momento, però va molto d'accordo con la maggior parte dei colleghi. Fatto sta che lui decide di fare l'infiltrato e si infiltra ad un convegno dei Black Power, quindi c'è da dire sul Black Power che a me non mi sono mai piaciuto, perché abbiamo visto facevano una sorta di razzismo al contrario, perché loro erano una sorta di odio verso i bianchi pure loro, a loro volta, anche se avevano ragione, però non vedo differenza tra i razzisti bianchi e razzisti neri, non c'è che scegliere. Comunque si vede questo convegno, a lui si infiltra, come va il capo dei manifestanti, che è una bella ragazza, quindi tra loro nasce l'amore. In più, che fa questo pazzo di poliziotto? Beh, sul giornale un annuncio del Ku Klux Klan, quindi dai razzisti, no? Sì. Lui è di colore, quindi chiama questa sezione del Ku Klux Klan e gli dice che vuole entrare a far parte. Giustamente per accreditarsi inizia ad insultare
i neri, gli ebrei, un po' tutti, per accreditarsi, no? E questi sarà bello. Fatto sta che poi lui non può infiltrarsi fisicamente, quindi lui si infiltra telefonicamente, c'è un suo collega ebreo, fa invece l'infiltrato fisico al posto suo, e quindi questo ebreo, ragazzo ebreo poverino, deve sorbirsi tutti i comizi del Ku Klux Klan. Ku Klux Klan c'era sia con i neri che con gli ebrei, no? Quindi e questo è il senso del film. Riesce a infiltrarsi al tal punto che pure il capo storico del Ku Klux Klan ci crede e diventa suo amico. Però poi non posso dire. Non dobbiamo raccontare il finale, ovviamente. Però ve lo consiglio perché è un film molto divertente. Perché ci sono delle scene che fanno ridere, perché i neonazisti già da ora fanno ridere poi in un film ancora di più. Poi negano l'olocausto, quindi una cosa diventa grottesca. Arriviamo al film, al nostro film preferito. Assolutamente. Assolutamente no. Tifiamo per lui. Anche se questo film ha solo quattro nomination, però speriamo che le vinca tutte e quattro. Ed è Bohemian Rhapsody, che in pratica la storia dei Queen del amatissimo e grande Freddie Mercury. Ma questo film ci ho tenuto andavo a vedere perché volevo rivivere l'emozione dei concerti dei Queen. Allora io Queen ho scoperti quando avevo 7-8 anni, quindi ero piccolissimo, e comprai il disco innuendo. Bel disco. Quindi mi sono formato musicalmente sia con loro che con poi musicisti italiani. Però c'è da dire che la musica non conosco molto con loro, quindi sono sempre piaciuti. In più fredda avevo i baffi come papà, anch'io ho i baffi. L'ho fatto sia per papà che per me. Questa è una scoperta, una dichiarazione che hai fatto. Cioè, ti sei fatto i baffi per Freddy? Sì, prima per mio padre e poi giustamente pure per lui. Prima per Pino Sappioti, mitico sì. Pino Sappioti, e poi per Freddy Mercury. Però dai, il fatto che tu abbia deciso di farti i baffi Secondo me da bambino ero pure attirato dai baffi. Secondo me, perché mio padre li ha sempre avuti, quindi forse per questo pure mi sento un po' vicino a lui. Poi era pazzo come me, quindi andiamo d'accordo. Era pazzo come me. Comunque di questo film la cosa eccezionale è l'interpretazione dell'attore Malek, che ha interpretato Freddy, l'ha fatto in maniera straordinaria, perché a tratti si confondono i due, gli hanno un po' modificati i denti. Sì. Giustamente, perché aveva quattro incisivi in più
è per questa la voce è eccezionale che noi tutti ricordiamo. Su questo film che c'è da dire? Che purtroppo ci sono state in Italia le solite polemiche del cretino di turno. Il cretino di cui sto parlando è il re di Romney, che come sempre va a attirare l'attenzione, si è fatto pubblicità dicendo che lui non ha mai voluto intervistare Freddy, perché Freddy era un tipo squallido al suo avviso, che c'era molti eccessi, e in più perché non l'ha mai intervistato, perché i Queen si esibirono in Sudafrica. Però all'epoca era utile, a mio avviso, fare questo per dare uno schiaffo all'apartheid. Però questo personaggio, Ray Delon, l'ha criticato molto. Però la cosa grave è che a me non sono criticato. Alle sue spalle c'era un quadro autografato di Jim Morrison, che in quanto ad eccessi, a testi scostumati, non ha uguale, anche se per me è uno dei padri del rock pure lui, quindi secondo me non aveva senso cercare pubblicità gratuita. Penso anch'io. Sì. E poi ho detto altre cose brutte che non dirò, perché non ne vale la pena, poi ognuno le giudichi come vuole, ma è stato, però poi secondo me ognuno nei loro panni cadrebbe in qualche eccesso, perché è normale che sia così. Ma poi Freddy è stato importante anche per il movimento LGBTQ, come no? È stato importante, a mio avviso, anche se qualche volta esagera, però poi l'altro film è Green Book, molto bello questo, bellissimo. Questo film parla pure del tema del razzismo e racconta del primo pianista afroamericano che fece un tour in tutta l'America, soprattutto nell'America razzista del sud. In più lui era anche gay, questo pianista, quindi capite bene che già adesso è complicato per gli afroamericani che immaginano 50 anni fa. Un doppio tipo di stigma e di razzismo. In più poi parla dell'amicizia se questo pianista e il suo autista butta fuori, che è un nostro paesano calabrese emigrato in America, no? Sì. Valle Longa si chiama. E in più questo signore è stato pure un attore di molti film sulla mafia, che giustamente i calabresi e i siciliani sono quelli. Esatto, sono specializzati solo in quello. Quindi questo signore, giustamente essendo buttafuori, è un po' rozzo, è razzista, poco all'inizio, però tra i due nasce una stupenda amicizia, quello è il senso vero del film, questa profonda amicizia. L'altro film invece è La Favorita. Questo film è stato più costoso dell'anno, perché ha due attrici molto famose nel cast, che sono
Rachel Weisz, mm-hmm. e Emma Stone. Ed Emma Stone. Questo film parla degli ultimi anni di vita della regina Anna d'Inghilterra. Sono una regina intorno al 700, inizio 800, nel periodo in cui l'Inghilterra era in guerra con la Francia. Questa regina Anna aveva perso 17 figli, che aveva sostituito con 17 conigli, che accudiva nella sua stanza, e aveva una sua favorita, Rachel Weisz, che rispetto ad Emma Stone ha qualche anno in più. Quindi si vede questa favorita della regina che è un po' in fase decadente, e arriva Emma Stone, che è un ex dama che dopo la morte del padre ha perso tutto, sia il titolo nobiliare che i soldi, quindi inizia a fare la sguattera presso il castello della regina, però è cugina la lontana della Wales, quindi piano piano riesce a diventare prima la serva di Rachel Weisz e poi la serva della regina. Poi non vi svelo altro, perché tra queste cortigiane della regina ci sono dei legami molto particolari. E non possiamo dire altro, appunto, fermiamoci qua. Quindi questo è il senso del film. Questo film è candidato a ben 10 premi Oscar, quindi a tutta la nomination. Gliene mancano 3 o 4 per averle tutte. A mio avviso, io che l'ho visto, posso dire, questo film, per il tema che tratta, per il cast, poi è in costume d'epoca, io direi che dopo quello di Freddy sarà quello che prenderà più Oscar, perché poi è candidato a molti Oscar. L'altro film poi è Roma, che io ho visto stamattina su Netflix, perché è stato trasmesso solo lì questo film si intitola Roma, ma con Roma non c'entra niente. In pratica è solo un film. È un film di Alfonso Cuarón, che è uno dei registi sudamericani più importanti. È ambientato in Messico, nella capitale del Messico, nel quartiere chiamato Roma. È nata la storia di una famiglia che vive in Messico, e soprattutto parla della vita, del lavoro domestica, che è nativa messicana, mentre invece loro sono emigrati in Argentina. Poi si erano tutte le vicissitudini e la vita di questa ragazza nel periodo in cui scoppia la rivoluzione in Messico. Quindi questa ragazza di cotte e di crude. Questo film, a mio avviso, è un po' una scopiazzatura, un po' di Pasolini, perché è una sorta di nuovo neorealismo. Infatti il film è bianco e nero.
è su questo la chiuderei qui. Poi un altro film molto chiacchierato è Vice, l'uomo ombra, che è il film con più contenuti politici, più politicizzato di tutti, perché parla della, racconta tutta la vita di un grandissimo, non dico la parola, una persona squallida americana, cioè Dick Cheney, l'ex vicepresidente, no, era vicepresidente durante l'amministrazione Bush giovane, ed è stato il fautore della guerra in Afghanistan prima e soprattutto in Iraq poi, perché questo essere spregevole, oltre a essere vicepresidente degli Stati Uniti, era anche nei consigli di amministrazione, poi si è dimesso, delle più grandi agenzie, società petrolifiche, petrolifere edili delle americane, quindi aveva grossi interessi ad appropriarsi. Conflitti di interessi più che altro. Del petrolio americano, anche iracheno, oltre ad essere uno dei cosiddetti falchi, insieme a Rumsfeld, altro essere spregevole, agli stessi Bush e anche ad altri imprenditori politici americani, anch'essi con i conflitti di interesse enormi. Alla stregua del nostro servietto nazionale. Allora, però quest'uomo cosa ha fatto? In più ha anche ucciso un uomo. Questo sì. In una battuta di calcio. E si è presa la colpa. Un suo scagnozzo. Ma non al posto suo. In più quest'uomo come George Bush giovane, in gioventù è stato un enorme alcolista, in più ultracattolico, faceva parte di alcuni movimenti cattolici che hanno delle teorie molto strane verso gli ebrei, e che è diverso, no? Quindi è nata la storia di quest'uomo, però c'è da dire che la storia è piena purtroppo di questi uomini che hanno fatto solo del male e poco del bene, però lui, secondo lui, ha fatto il bene della nazione, anche se ha massacrato gli iracheni e gli stessi soldati americani. E qui concluderei su questi film. Vorrei dire qualcosa sui film d'animazione. C'è il candidato Ralph Spaccatutto, che in questa seconda serie spaccherà internet. Ed è un tema molto carino e simpatico. In questo periodo proprio lui entra in internet e distrugge con la sua mazza tutto, quindi sono molto curioso di vederlo. Questo film ancora non l'ho visto. Poi c'è Spider-Man nella versione afroamericana, anche Spider-Man diventa un ragazzo afroamericano di colore, quindi mi piacerà pure vedere lo Spider-Man antirazziale, perché mi incuriosisce molto. E poi, come ho già detto, l'isola
dei cani nel film, l'isola dei cani, in pratica i cani subiscono quello che subirono gli ebrei durante Hitler, oppure gli oppositori politici durante lo stalinismo. Quindi lì se la prendono, invece che con i migranti, sai, con i cani, dicono che sono malattie che rubano il lavoro agli umani, perché in quell'isola i cani parlano, se no il film non si sarebbe potuto. Anche qua, anche in Italia i cani parlano, eh? Anche in Italia i cani parlano, lascia stare. In televisione, in però. Parlamento. I cani sono in Parlamento. È in Parlamento. Allora, questo film mi è molto piaciuto perché è un film apocalittico, però ha un bel finale. Altri film, io tifo pure per, come miglior film straniero, perché questo film che ho detto, ho parlato prima a Roma, non mi è piaciuto, ve lo dico questa volta, di un film libanese che si intitola Kafan, fatto dalla bellissima regista e attrice libanese, la Bacchi di cognome, che a mio avviso è una bellissima donna, oltre ad essere una bravissima attrice, perché parla nei suoi film quasi sempre delle contraddizioni del suo paese, il Libano. In un primo film che ho visto, faceva vedere la condizione femminile in Libano. Questa volta si occupa della condizione dei bambini, nata la storia vera di un bambino che fece causa ai suoi genitori perché viveva in povertà, quindi gli fece causa. Quindi sono curioso di vederlo. Ho scoperto che in America, in Italia, uscirà il 19 aprile, il giorno del tuo compleanno. Sì. Poi, per finire con gli Oscar, sì, un altro film da segnalare, soprattutto un attore da segnalare come miglior attore protagonista, è Willem Dafoe, che ha interpretato Van Gogh. Bravissimo, davvero, quello è un film da vedere. Io non l'ho visto, voglio vedere il film, quello su Van Gogh. Purtroppo non sono potuto andare a vederlo, però voglio dire che Willem Dafoe, a mio avviso, è uno dei migliori attori degli ultimi anni, soprattutto la sua interpretazione nel Pasolini nell'ultimo film dedicato a Pasolini, è straordinario. In più l'ho ammirato pure in altri film in cui faceva il cattivo, e devo dire che è un attore molto bravo, di alto livello per questi tempi. Allora, conclusa la discussione sui premi Oscar, in cui noi tifiamo proprio intensamente per Bohemian Rhapsody, assolutamente, non solo per Freddy, ma anche perché è un bel film, dobbiamo pure ammetterlo. Io volevo pure consigliarvi tre film italiani. Volevo, a mio avviso, dare gli Oscar italiani e darei a quattro film. Allora, secondo me, a mio avviso,
il migliore film italiano dell'anno, come l'anno scorso è stato un film di Guadagnino, che è un grandissimo regista. Io lo considero, non so se poi qualcuno lo prende, per pazzo, l'erede di Bertolucci, perché nei suoi film quasi sempre riesce a scandalizzare nel senso buono. Questa volta si è cimentato in un vecchio film di Dario Argento, Suspiria, e a mio avviso adesso questo film, che è il classico film horror degli anni 70, quindi pieno di sangue, lui l'ha reso, a mio avviso, ancora più bello, perché ha reso più ricca la trama. In più sono belle le inquadrature, tutto il contesto. Mi ha avviso anche Dario Argento dovrebbe ringraziarlo, perché ha fatto rivivere questo film. Io appena saputo che sarebbe uscito questo film, ho visto giustamente quello di Dario Argento. Sono tutti e due belli, però questo è un altro, è tutto un altro stile. In più c'è Dakota Johnson, che fa la protagonista, dei film sulle sfumature, di grigio, di nero, di rosso, che è un'attrice che mi piace parecchio, però in questo film ho scoperto ad affronto un po' troppo spaziosa, stile. Oddio! Adesso pure facciamo queste precisazioni sulla fronte, di quella ti piace il naso, di quest'altra non ti piace la fronte, come sei complicato. Guarda come sei complicato. Ecco perché non ne trovi mai una giusta. Questa è la verità. Allora, questo film, secondo me, è quello che consiglio di più. Okay. Altro film di cui premierei già l'attrice al film nuovo, 1 e 2 di Sorrentino, che parla la storia dell'escort del nostro caro Silvio Berlusconi. E quindi da uno spaccato di quel periodo berlusconiano squallido e triste, umanamente parlando, e quindi fa vedere molto quel periodo. L'attrice migliore questo film, a mio avviso, è Sofia Ricci, che sì, interpreta Veronica, l'ex vast lady, la seconda moglie di Berlusconi. A mio avviso c'è un monologo di Elena Sofia Ricci straordinario, in cui distrugge nel film il marito. Quando decidono di divorziare, a mio avviso quel monologo è molto bello. Questo film è stato in due parti. Devo dire che ho preferito la prima parte, perché si erano più ragazzi. Berlusconi in quel periodo era più si sentiva più in forma. La seconda parte si vede. Era più stanco. Il Berlusconi decadente. Invece Denise era più in forma, era più ridicolo. E Tommy Servillo, come sempre nel film Sorrentino, ha fatto la parte di Berlusconi. Come in passato fece Andreotti, ed ha fatto, a mio avviso,
in modo spettacolare, l'ha interpretato molto, molto bene, a tratti si confonde e i due. Di questo film, la storia, diciamo, io la sapevo, conoscevo già a memoria perché l'avevamo vista in tutte le salse, però. Sorrentino che parla di Berlusconi, è tutto da vedere. Ah sì. Poi c'era Scamarcio che faceva Tarantini, interpretava quello che procurava avere scotto a Berlusconi, che a mio avviso ha fatto un'altra buona interpretazione. Poi un altro film che consiglio è Dogman, in cui la cosa più bella è l'interpretazione del nostro calabrese Marcello Fonte, che a mio avviso è la parte, la cosa più bella del film è la sua interpretazione, perché anche in quel caso si tratta di una brutta storia, di una brutta storia, però consiglio di vedere, perché Garrone, a mio avviso, insieme a Sorrentino, è a Guadagnino, è uno dei registi del momento. Poi l'ultimo film che consiglio, e poi terminiamo, è La ragazza nella nebbia, che è un film in cui il protagonista è sempre Tony Servillo. Questo film parla della sparizione di una ragazza, è un giallo questo film, e poi la cosa bella di questo film, in cui c'è una bella interpretazione di Alessio Boni, c'era un esempio della cosiddetta televisione del giornalismo del dolore, facendo capire che a volte si scatenano degli strani meccanismi tra chi indaga sui delitti, i giornalisti della carta stampata e televisiva, e la magistratura stessa. Sì. E molto spesso si creano degli autentici mostri, perché cioè, da parte dell'investigatore la fretta di trovare un colpevole, del giornalista di fare lo scoop, e di tutti i telespettatori di trovare anche su un colpevole. E qui fa vedere proprio che se qualcuno si trova in quelle situazioni rischia anche di passare colpevole, anche se sei innocente. Poi in più, in questo periodo, nel periodo in cui l'ho visto, avevo perso un po' la fiducia nella giustizia italiana. Questo film mi ha dato la giustizia italiana, alla giustizia in generale, il colpo di grazia definitivo. Apposta. Nella mia coscienza. Sì. Quindi poi uno che ha studiato diritto, bene, la fiducia nella giustizia è tutta da dire. Comunque ve lo consiglio perché è un bellissimo thriller fatto bene. Poi è stato scritto dallo scrittore pugliese, adesso non mi viene il nome, che è proprio il massimo esperto italiano nel noir. Quindi ve lo consiglio veramente. Da vedere, vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Noi accogliamo. Perfetto, allora insomma questa sera... commenti. Assolutamente, noi vogliamo anzi che qualcuno, se ha già visto dei film di cui tu hai parlato,
ci dica magari la sua, ci vuole scrivere un messaggio, qualcosa, ovviamente ne parleremo e ci confronteremo. Io non aggiungo altro perché tu hai dato i consigli, hai parlato dei film, hai parlato degli attori, delle attrici, della musica, di tutto. Invito soltanto i nostri amici web ascoltatori a vedere i film, a visionarli, perché il cinema comunque è arte e a prescindere dai propri gusti, è bello vederlo il cinema. Andate al cinema, proprio pagate il biglietto per andare al cinema, perché è bello proprio poter uscire di casa e andare a vedere un film magari in compagnia di amici, della propria ragazza, del proprio ragazzo, insomma. Andate al cinema. Poi scusa Anto, se ci vai tu e hai trovato un cinema accessibile per farti andare, insomma, senza barriere architettoniche, quindi non avete scuse, giusto? Vabbè, poi c'è da dire che per alcuni film dobbiamo pure migrare nel nostro capoluogo. Ah, ecco, vedi. Queste sono le pillole dolenti, va bene. Comunque, io in ogni caso invito i nostri amici web ascoltatori a commentare la puntata di oggi. Vi invitiamo a seguirci sui social, sulle nostre rispettive anche pagine Facebook. Vi salutiamo, vi aspettiamo nella prossima puntata, ovviamente, a seguirci. Io sono Riccardo Cristiano, salutiamo ovviamente Antonio Saffioti, che dalla sua postazione super tecnologica ci segue e riesce a comandare tutta, diciamo, le news, ecco, la mitine e del mondo e non solo. Quindi vi salutiamo, un saluto a tutti gli amici web ascoltatori, Riccardo Cristiano, Liberi TV, chi ci capisce a noi due è bravo, ciao. We'll be right back.